è il pienone sui viali a mare per questo martedì grasso a Viareggio. Sfilano, anche baciati da qualche raggio di sole, i carri di prima categoria ed è festa grande in città. Il vecchio del Pino Curioso, Alfano! Buon carnevale! Grazie! Qual è il carro più bello? Ma devo dire, tutti sono belli, questo è quello che mi è piaciuto di più. Questo qua, la gabbia. Qual è il carro più bello? Questo! Bellissimo! Parte di grasso, tanta gente passeggiata, sfilano i carri, insomma è carnevale davvero. Diciamo che adesso il tempo ci ha assistito e si incomincia a vedere un carnevale all'altezza della tradizione, con migliaia di persone che fanno le maschere e che non tradiscono mai in termini di presenza. Viareggini, che sin dalla prima mattina di questo martedì grasso, hanno affollato anche la cittadella, come a prendersi cura a tutto tondo del carnevale. Il carnevale nel DNA, il coriandolo, come si dice, sono un po' frasi fatte, ma sono vere, secondo me. Il carnevale per noi è la magia, è Viareggio il carnevale. Mi travesto già dalla mattina per arrivare alla sera fino a mezzanotte, l'una. Anche se il giorno dopo c'ho scuola, ma per me io viareggino doc. Specialmente in questa crisi politica accidentata, confusa, che non si sa dove si va a finire. Se non ci fosse il carnevale che ci tiene su, eravamo belli fregati. Arriva il carnevale! E viareggino doc, oggi è il carnevale, mister Marcello Lippi. Ma lei da piccolo con la cartapesta si è macimentato? No, io no, però ho appena parlato con Arnaldo Galli e mi ha detto una cosa bella, che ci sono tanti giovani ragazzi che amano il lavoro con la cartapesta e lui... Il carnevale è in buone mani, via! Il carnevale, fino a che ci sono gli Arnaldo Galli e questa gente qua, è in buonissime mani, però sembra che ci possano essere anche i loro sostituti.